c'è da rimanere esterrefatti. Così il presidente dell'anticorruzione Raffaele Cantone sull'indagine sulla truffa con soldi dei migranti. Se il mondo dell'impiego sociale fa registrare questi episodi, è chiaro che il livello di diffusione del malaffare è tale che nessuno da solo ce la può fare nel contrasto alla corruzione. Cantone questa mattina era all'Università Monte Sant'Angelo della Federico II per un convegno proprio sul mondo della corruzione. Commentando la vicenda a margine dell'iniziativa, ha così poi espresso il suo pensiero. Questo è un settore, diciamo, da cui si sarebbe potuto attendere solo cose positive, nel senso che il terzo settore, quello che avrebbe dovuto rappresentare la parte migliore dell'Italia, purtroppo scopriamo che è vittima di fatti gravi, di meccanismi truffaldini, di attività illecite. Perché probabilmente si è anche un po' abbassato la guardia, si è dato per scontato che certi meccanismi fossero sostanzialmente solo a fin di bene e non si è pensato che ci potessero essere distorsioni o distrazioni. Adesso è arrivato il momento, nell'interesse del terzo settore pulito, di prevedere regole che non siano molto diverse dalle altre attività imprenditoriali, che gli appalti debbano essere vinti rispettando le regole, che non ci debbano essere scorciatoie, perché alla fine le persone oneste, le onlus oneste non hanno niente da nascondere, quelle disoneste le togliamo fuori. Non soltanto il mondo dell'imprenditoria e quello delle onlus sotto la lente di ingrandimento dei magistrati, anche le regionali, secondo il presidente dell'anticorruzione Raffaele Cantone, sono lo specchio della nostra società. A me sarebbe piaciuto anche sapere che cosa si vuole fare per la nostra regione, io che sono un attento lettore l'ho capito pochissimo.